Sally, Nelly e Kelly sono in spiaggia. Giocano a pallavolo e si divertono molto, ma poi la loro palla vola via tra i cespugli. Nelly lascia il parco giochi per riportarla indietro e non torna più. Kelly e Sally guardano ovunque, ma Nelly è sparita. Cominciano a farsi prendere dal panico e chiamano la polizia. Il detective Bold arriva rapidamente, trova tre sospetti e li interroga. Bill dice: «È da stamattina che mi rilasso qui, ma non ho notato niente». Kyle dice: «Sono arrivato qui solo ora, quindi non ho idea di cosa stia succedendo». E Mike dice: «Stavo facendo immersioni e osservavo i coralli». Riuscite a scoprire il rapitore? È Kyle. Indossa lo stesso berretto di Nelly. Sembra troppo piccolo per la sua testa. Questo perché Kyle ha rapito Nelly e le ha rubato il berretto. Sally torna nel condominio in cui vive. Wow! Sul portico c'è un cestino con un bel gattino. Scatta due foto per inviarle ai suoi amici. Riuscite a individuare tre differenze tra le due? Eccole. Sally vuole sapere chi ha portato il gattino, così interroga i suoi vicini. Tom dice: «Sto giocando ai videogiochi da stamattina presto, non sono mai uscito di casa». Tim dice: «Mi sono allenato e non sono ancora uscito di casa». Tyler dice: «Anch'io sono rimasto a casa tutto il giorno, ero troppo impegnato a giocare a basket». Chi sta mentendo? Tyler sta giocando con un pallone da calcio, non con una palla da basket. Inoltre è piuttosto difficile giocare a basket da soli all'interno dell'appartamento. Sally va al supermercato per comprare il latte per il gattino. Sullo scaffale sono rimaste solo queste tre confezioni di latte. Potete aiutare Sally a scegliere l'opzione migliore? Il secondo latte è scaduto due secoli fa e il terzo cartone di latte è gonfio, il che significa che è già diventato acido. Pertanto, Sally dovrebbe prendere il primo latte. Sally lavora come tassista da diversi anni. Un giorno un agente di polizia la trova priva di sensi nella sua auto. Qualcuno l'ha aggredita e ha macchiato l'auto di colla. L'agente controlla l'account di Sally sull'app. Ha litigato con tre clienti di recente, così li interroga. Rob dice: «Ho preso un taxi per andare all'università. Quando siamo arrivati, Sally mi ha chiesto di pagare un extra per il parcheggio e abbiamo avuto un breve litigio. Ma non metterei a rischio la mia futura carriera per un paio di dollari». Karen racconta: «Ieri ho ricevuto una chiamata di emergenza. Mio marito è stato ricoverato in ospedale. Dovevo quindi arrivare il prima possibile, ma Sally guidava molto lentamente. Per questo abbiamo litigato». E la signora Green racconta: «Stavo tornando a casa dal supermercato dopo aver fatto la spesa. Sally mi ha chiesto dei soldi in più per avermi aiutato con le borse. Non mi è piaciuto». Dopo aver ascoltato le loro storie, la gente sa con certezza chi è il colpevole. E voi? Guardate meglio l'auto di Sally. È parcheggiata vicino all'ospedale, il che significa che il viaggio di Karen è stato l'ultimo prima dell'attacco. Pertanto è stata lei. Sally si sente molto meglio e torna al lavoro. Deve andare a prendere un cliente al ristorante. La sua app le offre tre possibili percorsi, ma solo uno di questi la porterà effettivamente alla destinazione desiderata. Riuscite a indovinare quale? Sally dovrebbe scegliere la seconda strada. Sally parcheggia l'auto vicino al ristorante e si trova di fronte alla scena seguente. Una di queste signore ha una madre fantasma. Riesce a indovinare chi?
La seconda donna, una madre fantasma. Guardate bene il volto della madre. Sembra ancora più giovane della figlia, il che significa che per lei il tempo si è fermato molto tempo fa. Inoltre, si china su una candela senza temere le fiamme libere. Sally vuole andare a trovare il fidanzato Ken in ufficio, ma la porta d'ingresso è chiusa a chiave. Potete aiutare Sally a scoprire il codice a 5 cifre? Osserviamo più da vicino questi graffi. Si tratta di indizi. Tutto ciò che Sally deve fare è contare il numero di intersezioni. Quindi il codice è 23504. Infine, Sally entra nel laboratorio di Ken. Lui le mostra un'astronave proveniente da un'altra galassia. Ken l'ha trovata ed è riuscito a riparare tutto, tranne il cruscotto. Come devono essere collegati i fili per farla funzionare? Qui vediamo simboli sconosciuti di un'altra galassia. Il nostro compito è quello di determinare a quale parola corrisponde ogni simbolo. Questi punti sono collocati negli stessi punti delle code di alcune lettere. In questo modo possiamo trovare una corrispondenza per ogni parola e collegare i fili. Improvvisamente Sally si ammala. Ha mal di testa e mal di gola. Ken ha solo 4 pillole identiche tra loro. Non hanno confezioni o istruzioni. Non c'è quindi modo di identificare quale pillola serva a quale scopo. L'unica cosa che sa è che 2 di queste 4 pillole cureranno la gola e le altre 2 aiuteranno il mal di testa. Sally dovrebbe prendere una pillola di ogni tipo per guarire. Cosa deve fare? L'unica soluzione disponibile è tagliare ogni pillola a metà e poi prendere una metà di ciascuna delle 4 pillole. In questo modo avrà sicuramente una pillola di ogni tipo. Ken propone a Sally di andare a vivere insieme. I due iniziano a cercare un nuovo appartamento e organizzano 3 incontri con i proprietari. Ognuno racconta una storia sulla sua proprietà. Mistress Gray dice: «Ho ereditato questo fantastico appartamento da mia sorella, ma ora voglio affittarlo a lungo termine perché mi trasferisco in una fattoria con mio marito». Oliver dice: «Vivo in questa proprietà da 5 anni ed è in perfette condizioni. Ora però mi trasferisco all'estero per lavoro, quindi vorrei trovare dei buoni inquilini che se ne prendano cura». E Rose dice: «Questo appartamento appartiene a mia suocera. Vive in Europa e mi ha chiesto di trovare nuovi inquilini». Solo uno di questi proprietari è affidabile. Riuscite a indovinare chi? C'è un annuncio vicino all'appartamento di Mistress Gray. Questa proprietà è in vendita, pertanto probabilmente ha mentito sul contratto di locazione a lungo termine. Ora diamo un'occhiata più da vicino al soffitto di Oliver. Perde! Pertanto, il suo appartamento non è in perfette condizioni. Bugiardo! Il gattino di Sally è scappato. Lei ha cercato il suo animale per tutto il giorno. All'improvviso Sally incontra il suo vicino di casa con in braccio il gattino. Lui le dice: «Ti restituirò il tuo animale solo se risolverai il mio indovinello. Sono l'ultima cosa che ti togli quando vai a letto. Cosa sono?» Pronti a sentire la risposta corretta? Io sono i tuoi piedi e tu li togli dal pavimento. Sally porta il suo gattino dal veterinario per un controllo. Lì incontra 2 medici, ma solo uno di loro è un vero veterinario. Sapete riconoscere chi è esattamente? I veri medici di solito indossano i guanti al lavoro, ma l'uomo a sinistra non ne indossa, nonostante abbia in mano un cane. Sally vuole lavorare in un negozio di magia. Il proprietario le assegna un compito di prova.
trovare una pozione d'amore su questo scaffale. Sally è molto confusa perché le ricette sono troppo complicate. Fortunatamente Glenda, la possibile futura collega di Sally, accetta di darle un suggerimento. Le fornisce una serie di ricette. Ora Sally deve trovare da sola quella giusta. Sa solo che una pozione d'amore deve contenere questi 5 ingredienti. Potete aiutarla a trovare la bottiglia giusta? Solo la terza bottiglia contiene tutti gli ingredienti necessari, quindi Sally dovrebbe prenderla. Sally ci riesce e ottiene il lavoro. Ora il suo compito è quello di andare nel magazzino e trovare uno specchio finto. Potete aiutarla? Solo il secondo specchio mostra il riflesso corretto, quindi gli altri due sono falsi. Sally e Glenda hanno fame e ordinano da mangiare. I loro pasti sono quasi identici, ma in realtà hanno 3 differenze. Riuscite a individuarle? Eccole!